ci sarà mai lo spazio per tutti dentro, mi piacerebbe se ciascuno di voi salutasse. Guardate che c'è gente che è qui dalle 4 del pomeriggio. Un salutino live lo date. Incomincia chi sei vocale. Mi sentite, sì? Grazie a tutti. Ci sentiamo quasi in difetto perché dice cosa abbiamo fatto di così eclatante, però spero che il messaggio sia arrivato, e quindi grazie, veramente grazie. Buonasera a tutti. Grazie, grazie, grazie di tutto. Grazie per l'amore. Allora, noi entriamo e poi entrerete anche voi. Sono molto importanti in questa serie e sono anche molto importanti per i vostri personaggi, anche se in maniera diversa. Allora, diteci qualcosa sui vostri gusti musicali, sul vostro percorso musicale e sul ruolo che la musica ha nella serie per i vostri personaggi. Allora, per quanto mi riguarda, penso che il mio aver accettato questo ruolo e questa esperienza, per quanto nuova, sia appunto il fatto che Giulia, che è DJ, condivida con me la passione per la musica e che, come ha salvato me nella mia vita e della mia passione da quando sono piccola, appunto la scena in cui rubo il pezzo a Cadio Trap, è stata difficile da fare. Ci siamo confrontati spesse volte su come portare al meglio la scena in cui lui appunto arriva tutto arrabbiato e anche la scena in cui lui fa che ti ci hanno fottuto pezzo. Esatto. Sia per me sia per Cardio rappresenta un po' tutto ciò che è la comunicazione con il mondo, con il sociale e anche un po' la comunicazione con se stessi. Io ascolto tantissima musica, mi piace tantissimo il reggae, il metal, il rock. Mi piacciono tantissime cose diverse, mi piace esplorare. Ho cercato appunto di accarezzare la realtà cercando di imparare sul serio il pianoforte. Ho iniziato a fare lezioni di canto e di piano per fare tutto sul serio, sul set. Quindi per me la musica rappresenta una migliore amica.